legge su medicina non convenzionale, per il recupero di prodotti farmaceutici e alimentari, riordino dei servizi psichiatrici. Nella seduta del 16 giugno il Consiglio regionale ha approvato le leggi sulla medicina non convenzionale e sul recupero di prodotti farmaceutici e alimentari invenduti. Nel pomeriggio ha svolto una seduta straordinaria sul riordino dei servizi psichiatrici. In una pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione di vigili del fuoco volontari e i rappresentanti delle associazioni che si occupano delle cure psichiatriche. In copertina! Recependo l'accordo della Conferenza Stato-Regioni su criteri e modalità per la formazione e l'esercizio di agopuntura, fitoterapia e omeopatia da parte di medici, chirurghi, odontoiatri e farmacisti, il Consiglio regionale ha approvato il 16 giugno la legge Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali. Il provvedimento promuove l'istituzione, presso gli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri, di elenchi di professionisti qualificati dal punto di vista della formazione. L'Assemblea regionale, il 16 giugno, ha approvato all'unanimità la legge che favorisce interventi di recupero e valorizzazione di beni invenduti, prevalentemente farmaceutici e alimentari. Viene previsto il recupero per fini economici, sociali e ambientali dei beni invenduti sul territorio regionale e stanziati 500.000 euro nel 2015 per il sostegno delle fasce di popolazione più esposte a rischio impoverimento e per la riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio regionale ha svolto una seduta straordinaria sui servizi residenziali psichiatrici richiesta dalle minoranze il 16 giugno. Prima del dibattito in aula è stata svolta un'audizione con i soggetti rappresentanti il mondo della psichiatria. In chiusura è stato approvato l'ordine del giorno, primo firmatario Domenico Ravetti PD, che impegna la Giunta regionale a interessare la Commissione Sanità mediante pareri e indirizzi nell'attuazione della delibera di riordino del settore. In una pausa dei lavori d'aula del 16 giugno, Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, consiglieri e assessori hanno ricevuto una delegazione di vigili del fuoco volontari. Negli interventi è stato richiesto di attuare una reale riforma volta alla regionalizzazione dei corpi volontari, come già accade nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.